Ripple, lo spirito dell'acqua, parte seconda. Nell'episodio precedente di Ripple, lo spirito dell'acqua, abbiamo visto che nel suo proposito di salvare il piccolo bambino, Ripple è stata aiutata dalle stagioni, i suoi amici con molti doni magici, ma le lotte di Ripple erano tutt'altro che finite. Il suo viaggio più importante verso il sole per incontrare le fate del fuoco era appena iniziato. Mi sono sempre chiesta come sono le nuvole. Non più. Dopo aver incontrato tutte le stagioni, Ripple era ora sul sentiero del sole. Nessuno mai aveva viaggiato così lontano, specialmente una fata dell'acqua. Ma la nostra dolce piccola Ripple era coraggiosa e concentrata. Presto le soffici nuvole svanirono e un soffio di vento spinse Ripple verso il lontano est. Come se non bastasse, il cielo si oscurò improvvisamente e un tuono sferzò la piccola Ripple quasi ferendola. Oscillò a mezz'aria come se fosse stata colpita dalle onde arrabbiate dell'oceano. Oh, pietà! Questo è davvero un viaggio terribile! Oh, vedrò di nuovo il sole! Ripple non si arrese di fronte a queste sfide e alla fine venne lanciata nello spazio. Ripple non aveva mai visto le stelle da vicino. Era la cosa più meravigliosa del mondo. Oh, come vorrei restare qui a guardare le stelle! Ma il bambino dorme ancora. Devo andare! Mentre Ripple continuava a fluttuare nello spazio, improvvisamente cominciò a sentirsi più calda. E ancora più calda. E ancora più calda, finché non riuscì più a sopportarlo. Oh, cielo! Le fate del fuoco devono essere vicine. Ma... Questo caldo mi sta rendendo debole. Ah, già, il fiocco di neve di Winter! Ripple estrasse velocemente il fiocco di neve e lo avvolse intorno al suo corpo. Oh, che sia benedetta la sua anima! Sapeva che ne avrei avuto bisogno. Aspetta, cos'è quello? Wow, è enorme! Ripple si sentì in soggezione davanti al bellissimo palazzo e mentre stava controllando la grande casa delle fate del fuoco... Chi sei tu? Wow! Sono una fata dell'acqua. Sono qui per vedere la regina. Nessuno incontra la regina. Oh, per favore, arrivo da lontano. Non puoi nemmeno immaginare le lotte che ho affrontato per arrivare qui. Per favore, permettimi di incontrarla. La fata del fuoco rimase molto incuriosita da questa strana visitatrice. Era sicura che anche la regina avrebbe voluto sapere cosa aveva da dire questo spirito dell'acqua. Con occhi sospettosi e ardenti, la fata portò Ripple dalla regina. Una fata dell'acqua? Come sei arrivata qui e per quale motivo? Vostra Altezza, sono partita dalla bellissima terra per incontrarvi. Ripple spiegò tutta la storia alla regina, cercando di convincerla ad aiutare. Il bambino deve svegliarsi, Vostra Altezza. È solo un bambino. Sua madre sta malissimo. Conosco la magia che può svegliare il ragazzo. Ma ci vorrebbe una scintilla dal cuore di ognuna delle sette fate del fuoco. Solo e soltanto questo creerebbe il calore in grado per svegliarlo. Ripple era ora spaventata. Era troppo da chiedere. Una scintilla dai loro cuori? Vostra Altezza, questo... Non vi farà male. Non c'è un altro modo? Non ci fa male niente, sciocca fata. Ma hai ragione. È un grande prezzo da pagare. Cosa ha in cambio per noi? Cara regina, ogni tuo desiderio sarà un ordine per me. Non ho portato nulla da offrirvi. Ma tutto quello che dovete fare è chiedere e vi prometto che lo farò. Sembri determinata. Bene. C'è una cosa che puoi fare per noi. Non mi piace vedere le fate come voi indossare belle perle. Noi non possiamo indossare alcun gioiello perché tutto ciò che tocchiamo si scioglie. La terra è famosa per le sue perle. Prendi le nostre scintille e sveglia il bambino. Ma poi torna con delle perle che non si sciolgono a causa del nostro colore. Affare fatto? Ripple promise solennemente e accettò tutto ciò che le fate avevano da dire. Tutte le sette fate poi si riunirono intorno e si tennero per mano. Cantarono la più bella melodia che Ripple avesse mai sentito.
Ripple osservò piena di meraviglia le scintille dal cuore delle fate del fuoco unirsi in una fiamma cremisi. La regina prese la fiamma e la mise delicatamente in una fiaschetta di cristallo e la consegnò a Ripple. Ripple ringraziò di cuore le fate e lasciò il palazzo con la promessa di tornare presto. Ora che aveva la scintilla per salvare il bambino, il viaggio di ritorno di Ripple fu felice e veloce. Tutte le fate applaudirono quando videro Ripple tornare. Sì, la mia coraggiosa Ripple. Ce l'hai fatta, amica? Ripple aprì la fiaschetta e la scintilla trovò la strada verso il cuore del bambino. Il bambino aprì lentamente gli occhi. Cosa? Ma dove sono? Oh, ce l'hai fatta, Ripple. Tutte le fate iniziarono a piangere nel vedere il bambino. Stai piangendo? Ma non sei fatto d'acqua? Io ho un cuore! Va bene? Calmati ora, Ocean. Ora devi riportare il bambino da sua madre. Io invece ho un altro compito. Quale compito? Ripple spiegò che le fate del fuoco ora volevano che lei portasse loro dei gioielli che non si sciolgono. Cosa? Ripple, non esiste una gemma che non si sciolga a causa del calore delle fate del fuoco. Aspetta, ho molti gioielli nei miei fondali. Vado a portare il bambino e torno ad aiutarti, Ripple. Ti aiuteranno tutti. Con quella promessa, il bambino venne messo su una barca e riportato sull'oceano. La storia era tutt'altro che finita. Le fate dell'acqua iniziarono immediatamente a cercare in ogni angolo del pianeta delle pietre uniche. Una volta riempita una borsa di gemme, le fate salutarono la loro amata Ripple, pronta a portare le gemme alle fate del fuoco. La regina e le altre fate si riunirono e provarono tutte le gemme una per una. Ma ahimè! Cosa ti permetti? Vuoi prenderti gioco di noi con queste pietre? Cosa? No, Vostra Altezza, io... Silenzio! Datemi ancora un po' di tempo, Vostra Altezza. Vi prometto che tornerò. E se la prossima volta non avrò le vostre gemme, sarete libera di fare di me qualsiasi cosa. Lo farò. Ora vattene! Ripple tornò indietro e raccontò tutto ai suoi amici. Tutte le fate ora avevano paura per la loro Ripple. Aspetta, Ripple, come ha potuto dimenticare questo? Ecco, prendi questo. È così bella. Che cos'è? La madre del bambino mi ha chiesto di darti questo. Queste sono le sue perle di lacrime. Perle di lacrime? Oh sì, quando riportai il bambino dalla madre, lei corse da lui e lo abbracciò forte. Era così felice che si mise a piangere e ogni lacrima cadendo a terra si trasformò in una perla. Ne raccolse e le intrecciò. Spring, summer, autumn e winter mi hanno raccontato quanto ha dovuto combattere la nostra coraggiosa Ripple. Quella piccola anima gentile ha spostato montagne e monti per salvare il mio bambino. Sono le anime amorevoli come Ripple che rendono questo pianeta bellissimo. Dalle questa, va bene? Ripple, questo è l'ultimo tentativo. Queste perle sono fatte dall'amore e dal sacrificio di una madre. Se queste perle non funzionano, niente lo farà. La coraggiosa Ripple consegnò le perle alle fate. Non appena la regina toccò la collana, le sette perle si trasformarono in sette collane identiche. Che stregoneria è questa? No, è l'amore di una madre. È l'unico potere nell'universo che non fa altro che crescere. La regina del fuoco si sentì così umile che offrì a Ripple il suo trono. Hai placato i nostri cuori sempre fuocati. Desideriamo che tu sia la nostra regina. Prendi questo trono e guidaci con la tua saggezza e il tuo amore. Sono molto onorata del vostro gesto, Vostra Altezza. Ma non bisogna mai dimenticare le proprie origini. Io sono e sarò sempre una fata dell'acqua. Le mie amiche, l'oceano, sono la mia famiglia. Sono la ragione per cui sono quello che sono.
Non posso lasciarli. E ora che il tuo cuore ha trovato ciò che hai sempre meritato, sarai perfetta su quel trono. Tu porti il calore durante il freddo inverno. Questo mondo ha bisogno di te quanto ha bisogno di me. Tutti abbiamo un ruolo in questo mondo. La regina si commosse fino alle lacrime ascoltando le sagge parole della piccola fata dell'acqua. Accettò di nuovo il suo trono e disse addio alla sua nuova amica. Ripple tornò felice sulla terra dalla sua famiglia. E ora aveva una nuova famiglia che viveva sul sentiero del sole in un bellissimo palazzo.